Un vecchio condominio popolare si trasforma in una fucina dove l'arte cerca di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Ce ne parla Gian Maria Corazza. Via La Salle 16, ripescando l'antico nome legato alle attività che vi si svolgevano, Via della Fucina. Qui un palazzo malinarnese è diventato museo e fucina di arte contemporanea grazie a un gruppo di artisti torinesi e non e al patrocinio di importanti enti e istituzioni. È una delle iniziative che da qualche tempo fioriscono nel quartiere Aurora per combattere il degrado e la tensione sociale anche con l'arte. Un condominio museo vivo in continuo cambiamento grazie al dialogo tra gli abitanti e gli artisti che vi operano. Oltre 400 candidature anche dall'estero sono state scremate da un comitato scientifico. Tra i selezionati, i vincitori votati dai condomini sono stati ospitati per il tempo necessario a realizzare le opere. Opere capaci soprattutto di attivare, di riattivare il dialogo tra le diverse comunità che abitano questo stabile. Stiamo parlando di circa 200 persone di ogni nazionalità e provenienza. Ultimamente con le iniziative di Brice le cose sono andate a migliorare, anche il giardino, le scale, va verso il meglio, ecco. E i rapporti tra le persone, non saprei. Installazioni con oggetti ritrovati nelle cantine, la memoria del condominio, performance tra danza e mimo nell'androne, concerti nel giardino fatto rinascere, installazioni per favorire il dialogo, opere visuali sulle scale, piccoli restauri. E questo è solo l'inizio, il programma è molto più ambizioso e continuerà.